Maria era piena di grazia. Santa, più di tutti i santi, perché doveva, secondo il piano misterioso di Dio, ricevere nel suo grembo Gesù benedetto. Colui nel quale Dio Padre ha posto tutte le sue compiacenze, tutto il suo amore. Poteva la madre di Gesù non essere salutata da Elisabetta con questo titolo? Maria, la benedetta tra tutte le donne, perché porta al mondo la promozione di Dio, Gesù, il Figlio di Dio. E noi oggi rivolgiamo a lei il nostro sguardo, perché interceda per la Chiesa, per la comunità cristiana, che deve essere nel mondo la comunità cristiana con le sue porta agli uomini in salvatore. A lei rivolgiamo lo sguardo perché insegni alla Chiesa ad essere sollecita, premurosa, a portare il Signore. Maria si avviò, diciamo nel Vangelo, con sollecitudine e raggiunse in fretta la cugina Elisabetta. E noi invece siamo lenti, lenti nell'andare incontro ai fratelli. Poi Elisabetta dice: il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. L'incontro di Maria con Elisabetta è anche l'incontro con Gesù Cristo e il precursore Giovanni Battista. È un incontro di esultanza e di gioia. Maria porta ad Elisabetta non solo la sua premura, il suo servizio, perché è anziana e in attesa della nascita del figlio, ma porta soprattutto la sua carità, la sua generosità. Porta l'amore che si scrive con la maiuscola, che è Gesù Cristo. Anche la comunità cristiana è chiamata a dare gioia all'umanità, portando non tanto se stessa, che è peccatrice, ma Cristo. E la comunità cristiana porta Gesù Cristo attraverso i sacramenti, che sono segni della carità di Cristo, attraverso il dono trasparente di un servizio umile, sincero, generoso, in ogni campo, in ogni situazione. L'associazione Porta, che è qui presente, compie, ecco, proprio per statuto, queste opere di misericordia verso i sofferenti. Infine, Elisabetta proclama: beata colei che ha creduto. Sì, Maria ha creduto. Ha dato fiducia incondizionata al Signore. Ha detto il suo sì, al di là di tutte le ragioni umane, emotive, razionali che possono essere passate in quel momento dell'annunciazione del suo cuore. Nell'umiltà Maria ha amato di più il disegno di Dio che i propri progetti. E Dio ha voluto così venire al mondo proprio attraverso questo atto di fede della sua serva, che ha detto: eccomi, ha detto di sì. La Chiesa, tesa come comunità cristiana, deve continuare nel tempo questo abbandono di fede, di fiducia nel Signore. E noi oggi, qui con la Chiesa, diciamo il nostro sì, la nostra fiducia in Dio, certi che la fede lascia spazio alla realizzazione del piano di Dio in noi e attorno a noi. Se abbiamo questo atteggiamento, allora anche noi possiamo cantare con Maria: l'anima mia magnifica il Signore, e si allieta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e tanto è il suo nome. Dalla fede nasce l'amore, la preghiera di ringraziamento, perché tutto è da Dio. E a noi rimane solo l'impegno di essere così umili da accettare il dono che Dio ci
perché noi in ogni messa lo incontriamo nella parola e nel pane dell'Eucaristia. Ecco perché dicevo all'inizio, lasciamo sia oggi Maria.